intanto il battito cardiaco c'è cioè, praticamente un armonico a 7 Hz. Questo lo avevo letto da qualche parte, lo trovi, si trova in internet, perché poi sono dei dati, non sono molto evidenti. Io ne ho parlato con qualche cardiologo, dal Pontificio di Napoli, il quale mi diceva: sì, sì, è vero, sì, è un armonico che noi controlliamo con le nostre apparecchiature perché ci dà indicazioni agli esami, facciamo delle valutazioni in base alle anomalie cardiache. Guarda caso, la nostra testa ha una pulsazione elettromagnetica caratteristica che è di 7.8 Hz e dicevo poc'anzi, sicuramente molti la conoscono, perché è una cosa che fortunatamente sono una decina d'anni vista anche nella rete internet italiana, perché più di 10 anni fa, prima di 10 anni fa, io quando ricercavo queste cose le trovavo solo in inglese, in America. Si chiama risonanza di Schumann ed è un'oscillazione elettromagnetica naturale della Terra. Dipende probabilmente dall'ionosfera, dai campi elettromagnetici. Forse questo è uno degli aspetti che Tesla aveva anche studiato. Non lo so, andiamo sulle possibilità, ma non è più scientifico. Però questa oscillazione ci sta. Si è misurata, sono degli osservatori che la misurano. Guarda caso, c'ha la stessa frequenza di questo armonico cardiaco. Il Sole ha delle pulsazioni analoghe a 7 Hz, quindi un'ipotesi che si può fare, un po' esoterica, mi rendo conto, ma adesso senza le telecamere. Ho parlato troppo presto di stare attento. Senza le telecamere dicevo che diciamo, posso dire queste cose che sfiorano la linea di confine. È come se ci fosse un contorno, un collegamento tra la pulsazione del cuore delle persone che stanno sulla Terra, la Terra stessa che guarda caso sente la nostra, cioè è delegata alla nostra, cioè il cuore nostro pulsa proprio perché sta sulla Terra, il Sole, e chissà se il problema non può essere collegato altrove. Qualcuno oggi dice che noi ci stiamo ammalando di più di un tempo perché è la Terra che si sta ammalando. Io ci credo a questo, anche se non è scientificamente dimostrato. Credo al fatto che questo è un discorso alchimista, no? Però non sono un alchimista, cioè, voglio dire, l'ho letto, ho capito, ho fatto un accostamento con l'altro fatto. E cioè, però è probabile che, essendo io credo al concetto armonico, cioè del fatto che io devo stare bene col mio pianeta, con la mia terra, con dove io mi trovo, se per caso danneggio il mio ambiente, probabilmente l'ambiente danneggiato crea delle disarmonie. Queste disarmonie giocano con una specie di sistema elettromagnetico. Io prima vi ricordate quando vi ho detto la cellula, ho fatto una battuta sulla teoria di Bruce Acklington, che vi invito a esaminare. Bruce Acklington è un comunicatore eccezionale. Avete visto me? Lui è 100.000 volte più grande e più bravo di me nel comunicare le cose. È un biologo molecolare americano e ha fatto degli studi che io ho dato a qualcuno, che è veramente vero dal punto di vista comunicativo. Lui dimostra e mi convince perché io ho fatto delle... Io non è che sento una cosa, ah che bello, me la credo. Ho fatto degli accostamenti con alcune conoscenze, per esempio della parola dell'acqua, come dice il giudice, dei domini di coerenza dell'acqua. Lui parla, e questo è bellissimo questo messaggio, secondo me questo lo devo dare stasera, non è slegato dal nostro contesto scientifico divino, ma se è vero quello che dice Bruce Acklington, forse è la chiave per risolvere molti dei nostri problemi, e vi invito a risponderlo se per caso fosse così, e cioè... Le nostre cellule, il DNA, è soltanto una specie di coppia, poi ci sono vari tipi di progetti, ci sono anche i tumori nel DNA. Chi è che innesca quel procedimento per copiare quella determinata proteina nei ribosomi? Il secondo Bruce Acklington è la membrana cellulare. La membrana cellulare con i suoi sistemi antenna è in grado di mandare informazioni al nucleo per modificare lo stato della cellula. Allora, perché allora si dice che uno ha, io ho mia nonna è morta col tumore al dito mignolo, e mio padre pure è morto col tumore al dito mignolo, e io da qualche tempo mi fa male il dito mignolo? Ci stai pensando? Stai creando tu l'informazione che va a crearti il male, e quindi poi tu dirai che è legato al DNA. Bruce Acklington lo dimostra, e un aspetto che dimostra questo fatto sono proprio le cellule staminali. Lui dice, una cellula è identica, la biologia non sa spiegarsi. La metto in una cultura e questa cellula diventa un tessuto adiposo. La metto in un altro tipo di cultura e la stessa cellula diventa un tessuto osseo. La metto in un altro tipo di cultura, sapete come la metto, e diventa una cellula cardiaca. Ecco, e perché? E perché la cellula, la stessa cellula, cambiando l'esterno della cellula, io ho un comportamento diverso, la cellula si trasforma, è l'esterno che controlla l'interno, non è il contrario. Guardate che questo è un aspetto mistico straordinario. Se è vero che l'esterno controlla l'interno, Bruce Acklington, senza accorgersene nel suo DVD, che vi può io invitare a vedere, ha praticamente un messaggio meraviglioso, un messaggio spirituale stupendo. Significa che noi dobbiamo credere in questa regione.
dobbiamo volerci sentire bene. Io però mi prendono per pazzo quando io dico, quando bevete un bicchiere d'acqua, dite, non bevete mai un bicchiere d'acqua quando state nel mondo. Quasi quasi in suore. Quando bevete un bicchiere d'acqua, non bevete mai quando state nel mondo. Ma mentre bevete, dite, quest'acqua è meravigliosa e io che mi sanerà. Vi farà un bene tremendo. E guardate che molto spesso è in automatico che ciò accade. Perché quando io bevo una sete, no? E in quel momento state migliorando lo stato di comunicazione delle cellule. Perché? Perché tu sa che su questo lato non c'è andato, ma ci sono andato io con la mia mente. Come fate il vostro corpo? È fatto dal 70% di acqua, 75%, 80% di neonato. È vero questa cosa? Sì, però come peso molecolare, come peso dell'acqua. Ma da un punto di vista di numero di acqua, sapete qual è la percentuale? Acqua al 99,9%. Noi siamo palle d'acqua. Siamo acqua. Cioè, se noi misuriamo la quantità di acqua, il numero di acqua, quindi molecole d'acqua, noi siamo il 99,9% di acqua. Perché sono le cellule, ce ne sono di più. E allora l'acqua è infatti nella struttura citoplasmatica delle cellule, nella struttura esterna dei sistemi del nostro corpo, ci sono veicoli acquosi. Noi trasmettiamo a livello di sistemi elettromagnetici. Quindi ecco che in qualche modo forse la spiritualità è anche legata all'elettromagnetismo, e qua bisognerebbe capire che cosa sto dicendo. Cioè sto dicendo qualcosa che neanch'io riesco a comprendere bene. Però c'è un legame con l'elettromagnetismo e la spiritualità. E questo legame è proprio quello che ci fa stare bene. Ho sentito che sta dentro di noi, come qualcuno aveva detto, è un meraviglioso segnale. Quello che sta dentro di noi è proprio la struttura elettromagnetica dell'universo, che nelle nostre cellule gestisce e governa. Quindi se dall'esterno arrivano informazioni positive, il nostro sistema starà bene. Ecco qui il discorso legato alla Terra, che dobbiamo migliorarla, dobbiamo non inquinarla, dobbiamo tutelarla, e anche il nostro ambiente. Lo sanno anche i giapponesi con quella tecnica di che è praticamente l'armonia del posto. Ma vi è mai capitato un posto meraviglioso sul quale voi state bene, altri dove non vi trovate, posti dove potete leggere, altri dove non riuscite a leggere? Significa che ci sono delle condizioni armoniche anche nei posti che possono ripercuotersi in modo elettromagnetico sul nostro cuore. Quindi il messaggio importante è che non si muore di cancro se non lo si vuole. Si può addirittura cercare di guarire. Ma mentre sto dicendo questo, è perché io sto parlando con persone intelligenti, faccio i dovuti scontri. No, se no come chiamo? Lo sapete la storia di Pauling? No? Non Pauling quello del nucleo atomico, ci sta Pauling, quello lì del chimico. Allora, Pauling quello della negatività, no? Pauling era un grande studioso americano e disse che la vitamina C risolveva il cancro. Cioè era un potente antiossidante, quindi ne prendeva grandi quantità. Io mi sono quasi messo a caso quando ho visto sulla stampa questa cosa così cattiva, cioè ignorante poi del giornalista, perché poi Paolo è morto, e è morto di cancro, lui diceva che la vitamina C è morta a 93 anni. Ma non è questo il problema, è che volete capire che probabilmente Pauling ha ragione, forse sarebbe morto a 60 anni, ha usato la vitamina C e è morto a 93 anni. Il problema è che noi non sappiamo quando poi dall'alto qualche sistema si innesca e dice basta, adesso devi venire da me. No, allora prolunghiamo però la nostra vita nel migliore dei morti, però qualcuno ha cominciato a dire no, quello è morto di cancro, quindi vuol dire che ha detto una cretina. Non è vero, perché la vitamina C è un potente antiossidante. Il problema è che la vitamina C funziona meglio come schermo attivo al momento, deve essere presente quando entra la pressione. Ecco perché dovete consumarla spesso. No, poco e spesso, perché deve servire al momento che entra la pressione. Però comunque è un potente antiossidante, quindi è vero quello che diceva. Allora, ecco, a questo punto voi dico, se domani mi dovesse succedere qualcosa, ma comunque l'ha detto che poteva essere, vabbè, vuol dire che ho commesso qualche errore. Però quello che ho detto è così.